Salve a tutti, ci troviamo nel Salone Comunale di Augusta al termine della campagna di sensibilizzazione Sono bambina, non una sposa, che ha visto quattro splendide protagoniste farsi promotrici appunto di questa campagna. Al mio fianco Alessandra Lucca, una appunto delle promotrici della campagna, che è anche artefice della foto manifesto che ha fatto il giro del mondo appunto a sostegno di questa campagna. Alessandra, una foto che davvero trasmette tantissimo. Come nasce questo scatto, come nasce l'incontro poi con chi ha dato vita a questa campagna, che è Giorgia Butera? L'incontro con Giorgia Butera è avvenuto proprio qui ad Augusta durante la presentazione del suo libro, e durante questo evento io ho curato una mostra fotografica. Ci siamo incontrate attraverso le nostre professionalità e lei mi ha proposto di realizzare un manifesto, perché nella sua testa c'era la realizzazione di questa campagna di sensibilizzazione per la tutela dei diritti delle spose bambine. Un fenomeno, una vera e propria mattanza che avviene in alcuni paesi del mondo, in cui che vede proprio queste bambine immolate e spesso non sopravvivono nemmeno la prima notte di nozze. La foto è stata realizzata in maniera assolutamente spontanea, è una foto sapiente, molto consapevole, che sintetizza i contenuti della campagna, raffigura questa bambina, al di là dell'aspetto tecnico della fotografia, raffigura questa bambina con un lino in testa, con un fazzoletto da sposa, che tiene un bambolotto tra le braccia come per allattarlo, ed è proprio questo quello che avviene nei paesi. Muoiono queste bimbe, muoiono anche i bimbi che queste bimbe generano. Vogliamo ricordare che queste bambine hanno il diritto al gioco. Quelle bambole che stringono devono essere finte, non devono essere dei bambini. E vogliamo arrivare alle scuole e alle coscienze delle ambasciate, insomma, delle delegazioni dei paesi stranieri per fermare questo fenomeno. Proprio tu stasera hai annunciato che oggi, forse proprio oggi, è nato comunque di recente l'associazione che vi vede appunto unite in lotte che non si fermano forse alla campagna Sono bambina, non una sposa, ma che andranno oltre a sostegno di molte altre battaglie. Sì, l'associazione è nata in questi giorni. L'associazione si chiama Mete, che si occuperà di multiculturalism, earth, cioè terra, territorio ed educazione. Ci occuperemo della tutela dei diritti umani negati, ci occuperemo della tutela della dignità delle persone, della diffusione dell'educazione e dell'istruzione, del territorio, e ci occuperemo soprattutto di dialogare con le delegazioni degli altri paesi. Vogliamo arrivare, come dicevo prima, siamo assolutamente convinte che la diffusione sia un mezzo efficace per arrivare alle coscienze. L'associazione è un mezzo, è un veicolo per intraprendere queste direzioni, queste diverse mete. Queste mete, infatti. Grazie Alessandra, e anche Rassegna Metropolitana sostiene la campagna Sono bambina, non una sposa. Grazie.